ascoltando è il meglio del peggio della settimana dello Zoo di 105, un programma di scassati, di malati mentali, bravo, dillo, ma soprattutto di coglionazzi, dillo, che credono alla ghegheria. E noi non copiamo, dillo che non copiamo in giro, dillo. Allora io volevo chiedere a questa azienda, sì, se investiva due soldini, sto parlando 2-3 mila euro al massimo, per fare cosa? Per fare un altro spot, perché quello che andiamo a girare, cos'è, che domani? Abbiamo girato ieri, vabbè, quel cazzo che è, sì, insomma, bellissima idea, molto bello, grazie, e tutto, però mentre pensavo a cosa fare in quello lì, mi è venuto in mente un altro spot. Mi immaginavo, no? Tutti i loghi delle varie radio, sì, italiane, sì, sì, in cinese, ok? E poi c'era Lenot, sì, poi c'era Nicola Taveni, capito? Poi c'era Albatino. E Monte Fusco, come lo fai? Monte Fusco è l'unico cinese negro. Poi c'era Peppe De Marco, tutti cinesi, no? E a un certo punto invece entriamo noi nello spot, tutti fighi, italiani, con la bandiera italiana, che ho scritto lo Zoo di 105, l'unico vero originale made in Italy. Bello. Non quelle cinesate di merda. Bello. Perché le altre radio ci copiano tutto. Bravo. Questo sì che è parlare, questo sì che quindi è dire. Quindi tu non ci andresti mai in un'altra radio, no? Ma possono baciarmi il Alan, nemmeno tu, no? No! Per quanti? Per 6 volte quello che guadagni. Ma no! Sei fuori, chi, bro? Bravo, non te lo offre nessuno. Hanno imperato la lezione. Lascia stare, non mi fanno aprire. No, non parlare, no, ma io intendevo l'altro. Cosa mettiamo, Pippo? Una scenetta che parla di giustizia. Oh! Meno male che in Italia ci abbiamo la giustizia che funziona. Sì, tribunali, ragazzi, rispettano quella famosa scritta che c'è sul muro: la legge è uguale per tutti. Il problema è che il giudice ce l'ha dietro. E non la vede. Per questo ci colleghiamo con Sforum. Buongiorno e ben ritrovati. Puntata di Sforum. Ora scusatevi, ma ho un secondo da fare. Scaloni! Che c'è? Parla piano. Hai ritrovato il coccodrillo? No, però è sparita già una vecchia. No. E allora? Mi chiamate? Chi è che applaude? Perché lì in terza fila c'è un posto libero? La vecchia. No, niente, una vedova che stava poco bene. Allora, vecchia, io te lo dico, hai rotto il cazzo. Questa è un'aula di tribunale, un posto è arrivata la merda. Un posto istituzionale. E tu me lo stai trasformando in un allevamento di coccodrilli per farti le scarpe, eh? Casa non li posso tenere. Ma non me ne frega un cazzo. Entro la fine della trasmissione, fuori il lucertolone. Se no ti condanno a condurre quelli che il calcio con Nicola Savino. E lì è proprio carriera finita, eh? Ora, visto che c'è un posto libero, rimpiazziamo la vedova con un e così rimoderniamo un po' il format. No. Dai, su. Intanto che le organizza il parterre. Ma perché viene qua? Guarda, io il buco non ce l'ho più libero. Tutte le volte che me l'hanno messo in c***o è impossibile, non c'entra più niente. Cosa viene a fare? C'è un processo, c'è una causa oggi, signor giudice. Allora, ascoltiamo che sono curioso. Prego, dai. Allora. Cos'è? Vabbè, ma porca. Non è impossibile, dai. Ma la mattina non ce l'ha una moglie che gli fa un caffè in casa? Eh no, è sempre con il signor. Ma gli dico, io ho 30 centesimi per la macchinetta. Dai. È stanco, signor giudice. Tutta la sera. Allora, come certamente ricorderà, un po' di tempo fa. Ma è narcolettico, allora lei, scusi, eh. Ah, era un dottore! Si faccia una cura di vitamine! Dai! Tempo fa ho scoperto che il signor Infausto aveva una relazione con mia moglie. Non è vero, gli ho dato solo 2 botte senza sentimento. Bravo, ha fatto bene a precisare. Quindi non è tradimento, ma solo troiaggine di sua moglie. Oh. Perché adesso c'è la differenziazione, no? Sì, però si muova, dai, su, che c'ho il treno ma per Budrio. Ma non finito! Devo andare a Budrio, veloce, su. Ma fare cosa, Budrio? C'è stato lei in vacanza, ha detto che era bella. Ma cosa c'è a Budrio? Ma come cosa c'è a Budrio? Mi dica un'attrazione di Budrio. Allora, ci sono le Budrio discoteche, il Budrio ristorante. E i Budri di c***o come lei. No, ci sono quelle gran budriane come sua moglie. Senta, scusi un attimo, io devo terminare il mio assunto. Vai. Allora, Budrio. Il problema è che dopo mi caccava anche dentro le scarpe che io lasciavo inavvertitamente ai bordi del letto. Signor Infausto, come mai, mi scusi, cacca nelle scarpe del signor merda? Il bagno è lontano? Saranno quasi 10 metri. Ha ragione, mi scusi, cos'è fare? Fare tutta quella strada per andare a cacare? Ma mio figlio
io ti ho la pisciata mezz'ora, non posso fare 10 metri questo qua. Ma scusi, signor Merlo, lei si rende conto della difficoltà? Uno è lì che sta ficcando con sua moglie e la allontana. Ma non è un sentiero di guerra che ci sono le mine per andare in bagno alla camera. Non siamo in Bosnia-Herzegovina, siamo a casa mia. Questo qua mi ha rovinato un paio di scarpe di Vuitton. Le avevo pagate 2000 euro. Non è possibile che mi ha cagato dentro. Tanto erano false. Cosa ne sai tu che sono false? Perché quelle vere te le avevo già in culo della settimana prima. Quelle erano una copia, signor giudice. Ecco, vede. Non c'è neanche danno. Non c'è danno perché le Vuitton, quelle originali, c'è la signora infatti. Ma il danno è retroattivo! Ma no, le sta proteggendo. Ma c'è la retroattività del danno! Se me l'hai in culo prima, sono dovuta darmela a ricomprare dal negro dell'angolo. Ci sarà un motivo, no? Lei mi sta facendo perdere tempo per queste quisquiglie del cazzo, scusi, dai, vado di là a provarmi le scarpe nuove di Vuitton che mi ha regalato il signor Infausto, No. Poi dopo lo sposto vi faccio sapere. È un ricino, care mie! Cari vecchi, quante volte i vostri figli e parenti vi hanno corcato di mazzate perché insistete a volervi cambiare il catetere più di una volta al giorno? Ebbene, da oggi la Spurgo ha creato per voi mazzate a domicilio. Chiamate l'144 e mandate una squadraccia a vendicarvi di quelle merde ingrate. Servizio interessante questo, eh? 144, qui è Sandro Licanni, in cosa posso essere utile? Salve, mi chiamo Infausto, c'è un signore, un certo mandro, che mi picchia in continuazione. Non è un problema, guardi, c'è una banda di pirati sovali libera tra mezz'ora, no. Li mando a gonfiarlo come una zampogna. Bene. Ci assicuri che è una pubblicità progresso o una pubblicità esempio? Perché in effetti l'altro giorno ho visto degli strani individui che assomigliavano a dei pirati somali e mi hanno tritato di mazzate vicino al cassonetto dell'immondizia. Oh, sarà una coincidenza sicuramente. Dai, allora, non perdiamo altro tempo. Se uno va a buttare il vetro, fa la differenziata, trova quattro negri che lo menano. Allora? Una coincidenza. Succede. Senza motivazione. Dunque, il signor Infausto, costretto con l'inganno ad accoppiarsi con la moglie maiala di quel schifo d'uomo qui presente, signor Merda. Ma non è un animale! Contraeva ogni sorta di virus e di epidemie varie. Ma non è la stagione degli accoppiamenti! Di conseguenza veniva colto da dissenteria acuta fulminante mentre ancora si trovava nella camera del signor Merda. Secondo le ricostruzioni. Non è invasione di territorio, no? Cosa stai dicendo? Mica giochiamo a risico qua, Per favore, mi faccia svolgere il mio ruolo. È un allora, pazzo questo. Secondo le ricostruzioni dei Riss Ross Ross, la malattia è stata aggravata dalla puzza di piedi provenienti da un paio di scarpe false. Sì. Allora, puzza, merda, schiaccia merda. Allora, siccome puzzano, gli cago dentro. Così le due puzze si annullano e le scarpe sono profumate. È un principio di chimica incredibile. Cazzo! Ma lei dove ha studiato la chimica? Io la denuncio, Lei, questo orologio sarà falsissimo, l'ha comprato. Ma chi gli ha insegnato la chimica? Paperino, lei! Ora, in ba. Ora, in base all'articolo 4 del codice acquattato, dichiaro il signor Infausto innocente. Vai! E condanno il signor Merda a 26 anni di. Anzi, scusi, ho sbagliato. E condanno il signor Mandro, perché non vorrei sbagliare. Oh, sulla sentenza non sbaglia mai, è per la roba vergognosa! A 26 anni di 41 bis per frode e danni di Louis Vuitton. Ma non il negro che me l'ha venduta, Oltre che a provvedere alle spese mediche del signor Infausto per un totale di 126.000 euro. Ma cosa ci ha fatto con 126.000 euro? Tutte le malattie che ha attaccato sua moglie. Dai, è una vergogna. Signor giudice, comunque grazie. Come le stanno le scarpe? Benissimo, anche se 6.000 euro mi sembrava un po' bassino come prezzo. Ma di che l'hai c***ata, Le prenda, che queste sono occasioni che capitano una volta sola nella vita, Come dicono i latini, scarpe diem. Buon anno, arrivederci, Dovevi andare, scusi. Devo fare un giro con le scarpe nuove, vado a Budrio. Ah, sì, è vero. Mai stato a Budrio? No. Bellissima località. Chiedo al signor Infausto. Ma sì, sempre, pieno di budriane. Non vuol venire anche lei? No. Dai, facciamo la colletta, facciamo un pieno di benzina, mi dia 120.000 euro. Per un pieno di benzina? E cazzo va con un F-16? Questo bel quadretto di giustizia italiana. È così. Allora, ragazzi, mi sa che il signor Infausto di cognome fa Berlusconi.